Ricciolino, salutali tutti, sarà... Non so quando torneremo, non so se torneremo qui, però so che sei stato bene, ti sei trovato bene. Hai qualcosa da dire per caso? Hai qualcosa da dire? Stop al genocidio. L'ambasciatore israeliano si è lamentato perché Gale ieri sera ha detto stop al genocidio, dicendo che su questo palco non si dovrebbero fare questo tipo di proclami. Odio e provocazione. Allora, siccome invece io credo che tutti quanti siamo d'accordo sulla parola stop alla guerra, stop al genocidio, stop al versamento di sangue, ecco, cosa dici Gali di questa cosa? Come rispondi? Ti dico la verità, non so cosa rispondere, mi dispiace tanto che, che abbia risposto in questo modo, c'erano tante cose da dire in realtà, invece ha scelto di... Cos'è che ha detto? Non ho Ha capito, detto Gio. praticamente che non avresti dovuto usare questo palco per dire stop al E per cosa genocidio. lo devo usare? Io sono un musicista ancora prima di essere su questo palco, ho sempre parlato di questo da quando sono bambino, cioè sono uno di quelli nati grazie a internet, quindi internet può documentare che da quando sono bambino, da quando ho fatto le mie prime canzoni, a 13 anni, 14 anni, che parlo di quello che sta succedendo, perché non è dal 7 ottobre che succede, questa cosa va avanti già da un po'. E la gente ha sempre più paura, e il fatto che lui dica così, cioè non va bene, perché continua questa politica del terrore, la gente ha sempre più paura di dire stop alla guerra, stop al genocidio, perché stiamo vivendo in un momento in cui le persone sentono che vanno a perdere qualcosa se dicono viva la pace, cioè è assurdo. E non deve succedere questo.